Al Pranivers si gioca la quarta gara di finale tra Gardena e Milano, con i Meneghini che dopo il rotondo 5-0 di venerdì si sono riportati avanti nel conto delle vittorie. Occasione importante invece per i Ladini, che devono ripetere la prova offerta in gara 2 per pareggiare di nuovo i conti e mettere paura agli avversari. Nessuna assenza nelle due squadre, che si presentano con i roster al gran completo all'ingaggio iniziale. A creare il primo pericolo sotto porta sono i padroni di casa, che si affidano all'asse Wallenberg-Stampfer. Il tiro dell'attaccante altoatesino è ben controllato da Terrazzano. A passare in vantaggio sono però i Meneghini. Disco da Borghi a Clouda, che da posizione impossibile scaglia il puck verso la porta, trovando la papera di Grosskasteiger, che si fa battere da quella che probabilmente non era nemmeno una conclusione in porta. Fatto sta che all'8:32 il Milano mette la freccia grazie al sesto gol nei playoff dello slovacco Peter Clouda. Il Gardena prova immediatamente a rientrare, affidandosi ancora una volta a Thomas Spinell, il quale suggerisce alla perfezione per Stampfer, che ci prova due volte senza però riuscire a superare la guardia di Terrazzano. I Meneghini si dimostrano ancora più efficaci sotto porta. Constant prende il disco in angolo, aggira la gabbia chiamando l'intervento Grosskasteiger, disco però ancora vivo con Migliore, che ne approfitta insaccando il raddoppio. Al 13° minuto i Lombardi sono già sul 2-0. Si tratta del quinto centro nei playoff per Tommaso Migliore. I Ladini hanno comunque l'opportunità di rientrare, potendo contare poco dopo su una doppia superiorità numerica fuori Peruzzo e Re. I ragazzi di Kostner ci provano immediatamente. Scambio Eastman-Wallenberg, tiro dello svedese non trattenuto, ma Schasma, ben appostato, non riesce a superare la guardia di Terrazzano. L'attaccante numero 9 si riscatta nel giro di qualche secondo. Spinell cede a Eastman, botta da fuori, deviazione vincente di Schasma, che permette ai suoi di accorciare le distanze. Il Gardena passa per la prima volta in serata con due uomini di movimento in più. 35° gol in stagione per l'attaccante, che in Italia ha anche vestito le maglie di Fassa e Bolzano. Alla prima sosta punteggio di 2-1 in favore del Milano. Anche i Lombardi hanno la loro occasione in 5-3 nella prima metà del secondo tempo e non se la lasciano scappare. Con Gabriel Lang e Benjamin Kostner in panca dei puniti, è Piccarainen a costruire l'azione da gol, assist per Constant, che di prima intenzione fa centro. Al 29:35 la formazione ospite si porta nuovamente sul più 2, affidandosi nella circostanza al terzino Constant. La risposta dei biancorossi è immediata, con Eastman che si trova in un'insolita posizione di attaccante, mettendo in difficoltà Terrazzano, il quale si oppone due volte. I padroni di casa si affidano ad Eastman anche con l'uomo in più, conclusione parata in bello stile da Terrazzano. L'insistenza dei gardenesi porta i suoi frutti. Sempre con l'uomo in più, disco da Eastman a Wallenberg, che dalla distanza riesce ad indirizzare sulla stega di Schasma, infallibile dalla breve distanza. È doppietta allora per Jamie Schasma, che per la seconda volta permette al Gardena di accorciare le distanze nel match. In avvio di terzo tempo il pareggio è cosa fatta. Ancora con l'uomo in più, Jamie Schasma riesce ad allungare per Eastman, che batte di prima intenzione senza lasciare scampo al portiere avversario. Al 41:24 i padroni di casa agganciano i Meneghini a segno con il terzino statunitense Derek Eastman. Passano solo 48 secondi, il Gardena centra addirittura il sorpasso. Ivan Demetz suggerisce centralmente per Gabriel Finazzer, il quale fa centro. Incredibile rimonta da parte degli altoatesini, che al 42:12 trovano il primo vantaggio della serata. Altro gol in power play, questa volta firmato da Gabriel Finazzer al suo primo centro nei playoff. Anche il Milano può rispondere con l'uomo in più, ma nel corso della penalità inflitta a Langa accade un po' di tutto. I Meneghini infatti sbandano in difesa, concedendo numerose occasioni agli avversari, che sprecano con Wallenberg prima
e successivamente con Eastman che è servito da Spinel, non trasforma sul ribaltamento di fronte. Allora sono i ragazzi di Darin ad insaccare. Constant gioca per Lutz che probabilmente cerca Borga al centro, indovinando però lo spiraglio giusto per segnare. Gara dalle mille emozioni, quella di Selva, con i lombardi che riacciuffano prontamente i padroni di casa. Il punteggio che torna in perfetta parità al 47-16. A 3 minuti dal termine Ryan Constant finisce in panca dei puniti e la panchina di casa chiama timeout. Le indicazioni di Kostner ai suoi portano i loro frutti. Thomas Spinel offre l'ennesimo assist della serata per la sassata dalla blu di Eastman, che non lascia scampo a Terrazzano. Al 57-42 i padroni di casa tornano a condurre. Doppietta anche per Derek Eastman e gol pesantissimo che porta il Gerdeina in vantaggio a poco più di 2 minuti dalla sirena conclusiva. Il Milano allora tenta il tutto per tutto, richiamando il proprio portiere in panchina per un sesto giocatore di movimento. La mossa però non risulta vincente, anzi con la porta avversaria sguarnita Thomas Spinel corona la sua serata da protagonista con il gol che di fatto chiude i conti a 57 secondi dal termine. Il Gerdeina sfrutta così al meglio il fattore ghiaccio e pareggia i conti nella serie di finale con il Milano. In attesa della quinta gara in programma mercoledì all'Agorà, le due squadre si trovano ora sul 2-2.